praticamente ci siamo riusciti, nel senso che quasi sempre riusciti, dicevo, Giuseppe. Ciao. Ciao. A mantenere quasi quella cosa che dicevamo, che è una cosa che ama molto, che Valeria ama molto, che non passa che una settimana, tutto sommato con i nostri speciali estivi per i live ci siamo quasi riusciti, tranne questo che era un po' il periodo nevralgico ferragostano, insomma. Sì, le nostre star erano richiestissime, i divi erano in, anzi vedi che DJ Energy per gli amici Energy DJ non c'è, e non c'è neanche stasera. Valeria ce l'abbiamo fatta ad averlo, e un po' in affanno, ma ci sono. Noi comuni mortali no, ma loro erano impegnatissimi, perciò stavolta la pausa è stata un pochino più lunga. Però eccoci qua, insomma, la riparte. Cariati? No, Cariati, Cariati è impegnato. Nicola? Cariati. Nicola Cariati. No, perciò dicevo, la ripartenza invece è bellissima, è fantastica. Siamo in un posto bellissimo, siamo ad Anzedonia. Per i nostri amici che ci ascoltano dalla periferia di Belluno, siamo naturalmente anche dalla periferia di Piacenza. Piacenza. Sì, Piacenza. Orbetello, Maremma, sud della Toscana, litorale, che veramente non so le telecamere cosa inquadrano e cosa no. Però insomma, ragazzi, la situazione qui è veramente bella, veramente calda. Ce l'abbiamo una sul mare? Siete tutti sul mare? Non credo, ma qua il tramonto mi sa. Sul tramonto, dammi a tre, come diceva Funari. Siamo al tempio di Anzedonia. Questo è Giuseppe in denudé. Valerio, lui, si sono messi d'accordo. A lui manca il su, a lui manca il giù. Me non manca un cazzo, ma hanno vestito solo a me stasera. Io Cariati. Ci siamo dati un contegno. Vabbè, ragazzi, il posto è veramente fantastico. L'atmosfera è veramente hot. Quello che succede è che questa è una delle nostre ultime, appunto, una delle nostre ultime speciali. Poi live. Torneremo in quel posto, in quella foresta. Non farmi ci pensare, alla fine dell'estate di lupi. Alla fine dell'estate non sono ancora psicologicamente pronto a pensarci, però insomma, prima o poi arriverà. Oh, fra l'altro ci abbiamo anche ancora un altro paio o tre di appuntamenti carini, importanti, e quando vedrete questa puntata sarete ancora in tempo per agganciarvi, perciò insomma ne parleremo fra poco. Che ci abbiamo? Ci abbiamo la bella, ci abbiamo anche insomma un drink, il mare, la cosa. Strano, voi, volevo dire. Voi non so dove siete, che state facendo in questo momento, però insomma, la buona musica è quella di sicuro qui a Fanciac. Quella non manca mai. Non manca mai. E ti devo dire la verità, Nicola, partiamo con una cosa, una canzone per la quale io ho un po' un pallino. È un grosso successo, una formazione, un girly group, un trio femminile britannico. Siamo nei paraggi dell'hip hop inglese, però non americano. Un po' meno formularizzato, un po' meno stereotipato di quello americano. Manca il pezzettino, sai, hai visto il pezzettino rap che arriva più o meno a metà canzone? Come il cacio sui maccheroni. Esatto, una condanna. Ecco, insomma, gli amici inglesi ce lo... Richard X, un grosso DJ, un grosso produttore, aveva avuto questa idea. C'era questo grosso successo di un paio di anni prima, credo, della Albina Howard, che si chiamava Freak Like Me. E lui ha visto come fanno a volte, no? Prendono la voce a cappella di un successo, la mettono su un'altra base, nella fattispecie la leggendaria Our Friends Electric di Gary Numan. Fatto sta che questa cosa nei circuiti club clandestinamente come bootleg diventò un grosso successo. Sì, sì, a un certo. Certo punto gli è stato chiesto, bello, facciamolo diventare un successo, ma cioè quantifichiamo, diventiamo mainstream, ma la Adina Howard non dette il permesso. E allora lui, c'era questa nuova formazione, insomma, che stava viaggiando benino, no? Benino, nell'ambiente dell'hip hop inglese, si chiamavano Sugar Babes, e lui, sai che c'è ragazzi, ricantatela voi. E perciò con questa base di Gary Newman, poteva stare nella tua challenge, con la base di Gary Numan e sì, la canzone Freak Like Me, una cover di fatto, ma una roba veramente bella, coi fiocchi, con la quale apriamo questa puntata live di Funchak. I don't care what they say, I'm not about to pay nobody's way, cause it's all about the dark in me. I wanna freak in the morning, freak in the evening, I need a rough neck running back and satisfy me. Morning.
That's just one thing that a man must do. I'm packing all the sleeves you need. I got your shit up on your knees, 'cause it's all about the dog in me. I'm gonna freak in the morning, I'm freak in the evening, just my name. Need a rough neck brother that can satisfy me, just for me. If you are the kind of man, it's all the kind of girl. I've got a freaky secret, everybody. We don't give a damn about it. Qualcuno di voi ha pronunciato la frase con tutti sti culi. Non dico chi, ma qualcuno di voi l'ha detto. Bella, bella. Erano Sugar Babes. E New Entry al numero uno, direttamente al numero uno nelle charts britanniche. Da qui in poi le ragazze sono diventate delle star. Tra l'altro i settimanali rosa, dicevo, i giornali della stampa rosa, erano molto appassionati alle beghe fra le ragazze, che pare che non... Strano, perché non succede mai di solito, mai. Ma guarda un po'. Che non sempre andassero d'amore d'accordo, in pubblico tutte belle, carine, felici e contente, insomma, poi in realtà un po' meno. E Gary Numan, l'autore della base strumentale, cioè, disse, uno praticamente dei pionieri del pop elettronico inglese, il primo che ha portato il pop elettronico nelle classifiche, nelle stratosfere delle classifiche inglesi, disse addirittura: questa versione qua è migliore della mia, migliore dell'originale. New Musical Express, una bibbia, disse: questo è puro genio, un botto pazzesco. Devo dire la verità che io la adoro, questa cosa qua. Qualcuno di voi ha detto con tutti questi culi, però insomma non solo non io. Cioè, non sono a spiaggia, i culi ci sono e sono anche graditi, però insomma c'è anche ora in questo momento, siamo in una questione di luce, ragazzi, di cosa veramente 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 bella. Marvelous. C'è stata una... noi non diamo mai Valerio dei riferimenti precisissimi, come orario, come data, come cosa. Noi insomma succediamo. Succede. In un momento totte del periodo totte galleggiamo, cioè, noi però galleggiamo. Insomma inevitabilmente la grande musica di cui ci occupiamo spesso e volentieri ha subito una grave perdita. Naturalmente porgeremo un saluto a Lady Soul prima del termine della puntata, di questa puntata di Funk Shack, che invece, a proposito di persone che si vogliono molto bene, che fanno i dischi insieme, che collaborano, ma poi se potessero si sparerebbero e neanche in duello, alla schiena, proprio, alle spalle, di nascosto. Shaggy aveva registrato questa cosa molto carina, molto bella, con Janet Jackson, e lui no, normalmente ha visto, poi fanno insomma le ospitate, le apparizioni insieme, tutti sorridenti. Guardiela, lui dice semplicemente: è stato lavorare con Janet Jackson, è stato un dito in culo, è perché un incubo, lui disse, l'esperienza più brutta della mia carriera. E loro registrarono questa canzone per un per non solo vostri di culi, però ci sono a giro, dove la verità cioè ce n'è per tutti i culi, però insomma, scusatemi, ero distratto un attimo. E praticamente lui disse, loro avevano registrato questa canzone per una colonna sonora, no? Janet Jackson e Shaggy. L'esperienza non fu bellissima, però il pezzo era forte. Shaggy va a registrare un suo nuovo album, decide di inserirci questa canzone che avevano usato sin lì solo per una colonna sonora di un film. Ma Janet Jackson stavolta ritira non concede il permesso di usare la canzone per l'album, dice, sempre simpatica fino all'ultimo, fino al midollo. Con Shaggy lei ha detto che voglio proprio essere carina, la sagra della carineria fino alla fine, e lui ha detto: che peccato, guarda che peccato. E praticamente ha reinciso la canzone con una, credo, mi ricordo, che sono, perdonatemi, vado a memoria, reminiscenze radiofoniche, con la
Oddio, non, ora potremmo ora chiamarla semplicemente una. Una al posto. Una. Una al posto di Cotanta. Janet Jackson. Ma la canzone era fantastica. Il ritornello era perché anche questa poteva essere video un'altra challenge. Un classico dei Rolls Royce che si chiamava Oh Boy, ma nella versione di Shaggy, stavolta perciò senza Janet Jackson, ma con questa che non mi ricordo, ma dopo ve lo dico. Samantha Cole. Esatto. Che cazzo dimmelo allora, no? È facile, vedi come si C'è il trucco. C'è il barba trucco. Si chiamava Love Me, Love Me. Shaggy. Original lover, lover. Catch a groove, girl, catch a groove, that's right. Oh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. Once I get my hands on you. Love me, love me, love me, sex machine. Oh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. I hope you feel the same way too. DJ. Sweet succulents and fire. I think clean, yeah, you're my darling divine. I love the way you move and all the way you design. You're running lights from my mind, forget that corny line. Now let me hit you off now with this question sign. You seem to be the type for me to wine and dine. A little candlelight dinner toasted over some wine. Well, I will hit you off now with this lyrical rhyme. Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking and swing. I'm Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking and swing. Singer. Love me, love me, sex machine. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. I hope you feel the same way too. DJ, step in my caravan of love. So I can love you down and give you hot oil rubs. Your lips are wet, kisses with embrace and hug. And I just sweet silky body on my Persian rug. While we be sipping cocoa from the same old mug. And reading fortune cookie from the Chinese grub. But listen some great grass like with some cool rubber dub. And later on we'll reminisce in the hot tub. I'm Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking and swing. I'm Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking. Mr. Lover, keep you rocking and swing. Singer. Go! Love me, love me, sex machine. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. I hope you feel the same way too. Girlie, girlie, yeah. You walk a real love machine, girlie, girlie. I hit you between the cheese, a girlie, girlie. Girl, you like to moan and scream, a girlie, girlie. You know what I'm saying? Yeah. Sure. Girl, you're unique. Now let me take a whiff of that sweet physique. You're the only girl alive to make my heart stop beat. Leave me breathless, kicking heartlessly. To meet a lady of your caliber is an honor indeed. Leave a lasting impression for weeks and weeks. I wanna throw rose pebbles to your humble feet. Lay you gently on my sheet and exercise you to sleep. Mr. Lover, Mr. Lover. Love me, love me, sex machine. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let you go. I hope you feel the same way too. Ooh, boy, I love you so. Never, ever, ever gonna let questo, you go. Questo motivetto qua, per usare un termine un po' vetusto, era una bella roba dei... Valerio, questa è una cosa fra l'altro imperdonabile. Non abbiamo mai suonato in tutte le puntate, le stagioni, dentro e fuori, inside and out, non abbiamo mai suonato una cosa dei Rolls Royce, mai. Che è, guarda Giuseppe, guarda il colore del tramonto in questo momento. Spero che le nostre telecamere ce la facciano accoglierlo. In ogni caso guardate sempre le nostre foto artistiche bellissime, cioè abbiamo le foto grissime. Le foto griffate non ci abbiamo, le foto d'autore, sti cazzi, mica stiamo a pettinare le bambole, cariati DJ. E che volevo tutti dire? Tutti i DJ. Bella, questa mi viene molto diversa. Sai che siamo sui mid-tempo molto oggi? Sui, vero, vero. Te che sei insomma un coso dei BPM. siamo sui mezzi tempi, no? Mid-tempo. Un po' più rilassato, dai. Siamo anche nel posto ritmati, giusto. Ritmati, ma insomma, mezzi in Italia, come in italiano diremmo mezzo tempo. Sì, sì. Mid-tempo.
Oh, e vabbè, era Janet Jackson. Che volevo dire? Dicevo, fra l'altro, poco fa, insomma, se ho detto che ci siamo tolti dai piedi il periodo ferragostano, vuol dire che, insomma, ahimè, quella che rimane la fase un po' discendente dell'estate, perciò anche le nostre puntate estive a un certo punto si estingueranno. La prossima volta credo che ce la faremo a dirvi non passa che una settimana. Sì, dai. Ci abbiamo da festeggiare un compleanno, il secondo compleanno del barbershop di Luca Gattel ad Orbetello. Luca è stato nostro ospite. Ricordate che proprio fece addirittura, insomma, uno dei capolavori di barberia in diretta là da noi con un modello, non mi ricordo come si chiamava. Chiamiamolo Uno. Uno. Deve essere amico di quella lì che cantava, sì, di una. Con Shag. Mi sa di sì. Probabilmente sì. Probably. Sicuramente credi. I think so. Praticamente. E Luca Gattel festeggia questo secondo compleanno della sua barberia di grande successo. E stavolta andiamo noi da lui. Pensa che carino. Insomma, cominciamo a essere nel cuore di Orbetello, nel centro storico, dove pian piano ci avviciniamo. Credo che sempre finiremo con un tripudio praticamente affacciati sulla piazza. Ma insomma, ne parliamo al momento giusto. Siamo di nuovo all'era ora. Questa volta però solo in versione party, in versione extravaganza. Perciò noi alla console te fai il velino. Va bene, ci posso stare. Ognuno il suo ruolo. E praticamente questo succederà il 30 agosto. Questa puntata la vedrete su YouTube in tempo per agganciarci. Insomma, questi sono i nostri. Poi un'ultima puntata a tripudio finale con parti annesso e connesso ad Orbetello, primi di settembre. Vi diciamo poi qua. Seguiteci sempre sui nostri social. Naturalmente ci chiamiamo Funk Shack. E come cazzo dovremmo chiamarci? Orchestra Raul Casadei. Ci chiamiamo Funk Shack. No, così su Facebook, ci chiamiamo così su Instagram. E seguiteci e soprattutto, naturalmente, iscrivetevi al nostro canale. Mi sono anche ricordato la parola canale, che in genere non mi ricordo. Vieni a fare un saluto, sì. Dai, vieni qua. Vieni. Certo, vieni qua. Ma la chiamiamo gente così a caso, ce l'ho pure io. Perché lei fa parte dello staff del tempio che ci ospita, Guarda che lei no, circondata di telecamere, ok? Qua siamo ascoltati da buona musica, voi state lavorando, questo posto è fantastico, grazie per l'ospitalità. Noi fra poco lo diremo al padrone casa, se si degna cazzo di farcela di una voce. Senti, se no io me la sono portata una, io me la canto e abbiamo me la suono. Abbiamo tutto il tempo. La bella, chi ci corre dietro stasera, capito che voglio dire? Guarda com'è il tramonto, senti come si sta. Senti tra un pochino quando vengono le zanzare. Un paio di settimane fa invece, Valerio, io dovevo essere io il protagonista una volta tanto, non voi DJ di grido, ma una volta toccava a me, qua a lietare l'aperitivo dei clienti del tramonto. Non faccio in tempo a arrivare, credimi, parcheggio lo scooter e si scatena praticamente l'Armageddon. Cioè, non un temporale, cioè fulmini, capito? Capisci? Una roba mai vista, durata 7 minuti, diciamo, il tempo di scappare completamente tutti. Sai, mi ricorda mandare a puttane tutte le cose buone che devono essere preparate e ciao. Mi ricorda una gran bella manifestazione che si faceva a Orbetello. Quest'anno non sto con la preoccupazione che mi piove sulla Laguna Trend, Valerio. Ditemi quello che cazzo vi pare, ma perlomeno quest'anno è una magra consolazione. Gran consolazione. L'anno scorso non pioveva da 5 mesi. Guarda che stavamo 9 mesi. Stavamo proprio in pensiero per la tua. Guarda che sei veramente maledetto, perché noi stavamo in pensiero per la tua attrezzistica, cazzo. Eravamo preoccupati per te, mica per noi. Un po' tutto, dai. Grazie, padrone. Sì, grazie. E aspetta, dopo facciamo le chiacchiere anche con te. Aspetta, che ora ci abbiamo. Non ti muovere. Oh, guarda, tienila vicino, perché con questo tramonto, con questa con questa atmosfera sta arrivando una cosa di un rum, di una famoso strappamutande. Famoso strappamutande. Di un romantico, una classe, una roba, insomma. Lei era, e guarda che stasera stiamo un po' saccheggiando il soul inglese, diciamo, no? L'R&B inglese. Lei si chiamava Lisa Stansfield, stavolta era arrivato il rinforzo, un non gigante di più, Barry White, a cantare con lei un classico di lei però, che si chiamava All Around the World, ovunque attorno al mondo. E noi ce l'ascoltiamo qui a Funk Shack questa sera al Tempio di Anzedonia. I don't know why.
scare me, my baby. But I'm gonna find someday, some way. Ooh, we had a quarrel, and I let myself down. I said so many things, things he didn't know. I was so, oh, so bad, and I don't think he's coming back. Maybe someday. He gave the reasons he should go. He said things he hadn't said before. He was so, oh, so mad, and I don't think he's coming back. Coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. Passare dall'essere una cassiera in un supermercato ad avere un successo mondiale come questo, All Around the World, proprio nel senso di nome di fatto, All Around the World, intorno al mondo, a ritrovarsi a ricantare questo successo mondiale con Barry White, beh, insomma, io dico che Lisa Stansfield non si può lamentare. Tu sei l'uomo più scemo. Comunque chiederlo a Little Tony. Sto parlando, cioè, con te, uno degli uomini più scemi secondo me della provincia di Grodio. Te lo dico proprio ancora. Vieni, guarda, Little, in vino verde. Ti cedo il proscenio. Questo che voi ci crediate o no, insomma, è il padrone di casa. Perché? Ma soprattutto perché? Scherzi a parte, questo è Fabrizio Amenta, naturalmente, veramente il padrone di casa. Qui al Tempio ci sta ospitando Fabrizio. Io ti dico, questo è un posto veramente, veramente coi cazzo, è veramente fantastico. Tutto merito mio. Ma certo, compreso proprio il promontorio, sì, il tramonto, tutto tuo, tutto, scenografia. E no, scherzi a parte, è veramente bello, l'atmosfera è veramente bella e il fritto è veramente buono. E qualcuno di loro ha detto anche i culi non sono male. Però io non dico chi, non faccio la scuola. Qualcuno di loro ha detto anche i culi non sono male. Mai visto un culo in vita mia. Ma insomma, questi sono ragazzi veramente il livello. Capite, con loro il livello. Però ora ragazzi, culi. Cioè, no, non te lo sto dicendo, fate ste virue. Scherzi a parte,
come questa per te è la fine di una giornata lavorativa, insomma, immagino sei stanco, però sei sempre sufficientemente scemo da presentarti con quella roba barricata in testa. No? Così sono nato e così rimarrò. A vita. E a proposito, cari atti, tu non lo sai, ma non passano che poche ore e che il signore compie il compie gli anni. Purtroppo sì. Non ti chiedo quanti davanti alle telecamere, sì. Non so. Vabbè. Io lo dico, 44. Come i gatti. Gatti in fila. Perciò tanti auguri, permettici di farti tanti auguri. È una coincidenza molto bella essere qua ospiti del Tempio di Anzedonia proprio in concomitanza con il tuo quasi compleanno. E anche senza farvi in anticipo porta merda, ma poi se arriva la merda sono casi tuoi, noi gli auguri te li facciamo ora, possiamo mica rifare un'altra puntata domani per farti gli auguri che non portino merda, questo è perché no. Noi ci stiamo ascoltando della bella musica, i tuoi ospiti vedi sono tutti rilassatissimi, ciao belle signore, si sta bene qui al tempio, vero? Qui è veramente fantastico, qui è veramente bello. Siamo stati fortunati, Valerio, con le locations per le nostre puntate in esterna, diciamo, insomma, dai. Siamo stati fortunati, siamo capitati tutti in un posto bene, ma questa sera poi una serata. Stavo raccontando prima a loro, tu non c'eri, invece della botta di culo che c'ho avuto, entusiasmante, che c'ho avuto io la volta scorsa quando dovevo esserci solo io. Bene, grazie, sono stato... No? È stato bellissimo. Un arrivo di un tempismo. Ma proprio qui, sto dicendo a loro, sembrava una cosa preparata, sembrava parte della scenografia. Fabri, ti lascio il tuo lavoro. Io grazie. Un altro drink, io tanto ovviamente. Abbiamo quasi finito, perciò io posso anche ubriacarmi un po'. Acqua tonica? Vedo che sono, insomma, diceva loro, culi non solo per loro, ma vedo una bella attrezzatura un po' per tutti i gusti. Perciò un altro drink per me è fantastico. E per un altro drink noi che ci abbiamo? Oh, ci abbiamo la sfida di Valerio Funghi. Perciò, naturalmente non acqua tonica, acqua naturale, il rubinetto. Okay. Il rubinetto, grazie. Fabrizio, grazie mille davvero, scherzo fatto, grazie tante per l'ospitalità, veramente deliziosa. Ciao Fabri. Guarda che c'è Giuseppe, c'è la sfida Let me introduce the challenge. Ti dico solo, Valerio, che io di questi qua ero proprio un fan. Compravo diligentemente i loro dischi, infatti avevo detto anche a Valerio, ora se me lo ricordo lo popro, c'è proprio il disco di questo. E dei BT Express, penso che ero un fan, penso di essere stato l'unico fan italiano. Probabilmente sì. L'unico. Loro vendevano molto, loro hanno più volte sfiorato il numero uno della classifica americana. Non solo c'è un gruppo cult in ambienti del funk, cioè, ma proprio insomma anche quantificando in soldoni, vendevano e vendevano molto. Io compravo i loro dischi, ricordo di aver comprato per esempio una canzone che si chiama quasi come loro, perciò Express. Do it till you're satisfied. Questo è un altro dei nomi di cui c'era da dire, ma ancora siamo a totte puntate e non l'abbiamo suonati. E ci hai pensato tu con la tua challenge, perché i BT Express a un certo punto fecero una cosa un pizzichino più disco, no? Sì, un pizzichino sì, più disco, mollando un po' l'atmosfera rigorosamente funk. Pizzichino più disco, però a questo punto io passo la parola a voi. Sì, io infatti volevo soltanto dire che dalla prossima puntata mi vedrete con un grosso martello e quando Daniele mi ruberà per l'ennesima volta l'introduzione della mia sfida di Valerio, perché questa non è la sfida di Valerio, è la mia sfida di Valerio, io lo appoggerò delicatamente sulle gengive. Detto ciò, appoggiare Valerio... Appoggiare delicatamente, è ripartito bene. Che ti devo dire? Il livello che avete qui. Come ce la spariamo questa? Tutta insieme? No, pensano due groove diversi, due ritmi molto diversi. Quindi andiamo prima con il BT Express. Ha detto quasi tutto Daniele. Sì, sì, infatti. A cavallo tra i 70 e gli 80, posso dire questo. Una chitarra funky che la band che segue ha rubato praticamente. Ma sentiamo loro, no? Della seconda, ascoltiamo l'origine. Ascoltiamo l'origine. Partiamo dall'inizio. Does it feel?
feel good to you? I want to know, does it feel good to you? Ooh, like it feels good to me. Feel good to you. I want to know, I want to know. Dicevo, Vanessa, poco fa, siamo in piena sfida, in piena challenge di Valerio Funghi, ma insomma, gli rubiamo un minutino. Dicevo, quest'anno l'unica preoccupazione che non ho, che non abbiamo, io e Valerio, è che ci piova sulla Duna Trend. Questa preoccupazione, perché io naturalmente quando ti vedo, scusami, mi scocca un po', mi riscocca un po' la scintilla, la fiamma. Ormai ti è più passato. Vanessa, grazie, sì, io l'ho fatta solo 39 volte, ma vabbè, ma poi che importa? Alla fine conta nulla. Scusa, vuoi mettere la tua presenza con la presenza di Vanessa? Ma scherzi o fai sul serio? È che non voglio scendere in puerili battute, quindi mi fermo qui. Vuoi mettere? Vanessa, vedi che bel tramonto, che bella situazione, che bella atmosfera, che bella musica. Allora, che succede? Che praticamente Valerio ci fa ascoltare una canzone che era questa che abbiamo appena ascoltato. Da qui, che stai facendo, un aperitivo oppure sei stata al mare oggi qui al Tempio di Ansedonia? Ero prima al mare, poi aperitivo in questo posto stupendo che è il Tempio di Ansedonia. Sei in ferie? Ferie per pochi giorni ancora. E torni dove? Roma, poi il weekend rigorosamente a casa. Tu sei proprio orbetellana, no? Orbetellana dentro. E prevedi che belle che c'abbiamo, che bellezza che c'abbiamo, Orbetello? Che stiamo lì a pettinare le bambe. E praticamente da qua poi qualcuno ha preso questa canzone, questo vecchio classico appunto a cavallo fra gli 80 e 70 e gli 80, come dicevi, l'ha rimaneggiato, ha rubicchiato qualcosa, ha rimaneggiato e ci ha fatto sì, un esatto. Nuovo hit che era Fats and Small, vero? Sì, se non sbaglio, sì, si chiamava sì, la esatto. Canzone Feel Good, semplicemente Feel Good, hanno accorciato il titolo originale, titolo. Sì, sì. Hanno aumentato le battute portandolo dalla soglia dei 130 e... ed Vanessa, eccola qua, insomma. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.
Abbiamo capito un cazzo, perché c'è di fatto Valerio, scusami, ma non sappiamo. Io di dischi ne ho tanti a casa, me lo dici, ne porto qualcuno, gli diamo un'acceleratina e facciamo il disco, perché sai, capito che voglio, no? Perché se voglio dire, se è così facile, questo è praticamente niente. E non è l'unico che è così. È, forward, è l'altra, un po' un pochino acceleratina, con una rinfrescatina, insomma, ci mettiamo lì così la combiniamo pure noi, capito? Sì, ma come si sta bene qua stasera? Ma si sta benissimo, poi quando ci siete voi è sempre bellissimo. È troppo carino. Al tempio si sta benissimo. E se non sbaglio di non sei anche quando eravamo poco lontano, lì abbiamo avuto una puntata dal vivo dal di là al cartello, vero? Yes. E grazie, molto carina la parte tua. Essere. Ah sì, grazie tanto. Proprio aficionadas. Grazie mille. E perciò stavolta sei proprio sotto le telecamere di Franciac, ok? Sei. Chiamaci. Quante ecco belle qua. Donne che ci abbiamo stasera. Tante, ciao, tante. Ciao. Ciao. Mi diceva Giuseppe che tu sei invece una. Stai facendo delle robe con il doppiaggio. Sì, esatto. Che è una cosa molto esatto. difficile, molto. Ti dico una cosa, è una cosa che mi fa orrore. Di dove sei tu originariamente? Sei nostro locale, sei una bellezza locale? No, sono nata a Bologna. A Bologna, ma. Però sono. Cioè, vivo a Grosseto dal 2004, quindi direi che è un po' di tempo che sono qua. La C, la famosa C di 13. Sì. Che è una cosa che mi fa dei doppiatori, che mi fa impazzire. Aspetta, cioè, sai quello spot? Cos'è per i pannolini per le signore un po' age? Aiutami. Dai. No, no, special, quando dicono special, cioè ho capito ragazzi che special alla Toscana non va bene, ma special cazzo è sardo, cioè non, capito, non esagerate nel senso, è una cosa che mi fa uscire di cervello. Noi toscani abbiamo questa cosa qua della la ci trascinare, perciò non diciamo 13, che però va bene, capito, va moderatamente, senza esagerare in senso, senza dire 13, perché 13 non è italiano, non lo dice, capito? Non lo dicono in Sardegna 13, però a quel punto parli sardo, non special. Che lingua è special? Non è italiano, non è inglese, perché in inglese si dice proprio special. Capito? Mi fa impazzire. Come la vedi questa cosa? Allora, come lo diresti? Dimmi 244. Io ti posso dire quello che ti pare, in realtà per me non è un gran problema la C perché non ce l'ho mai avuta in modo particolare, quindi. Particolarmente toscana? No, esatto, perché quando ci siamo trasferiti i miei genitori, più che altro mia madre era molto bacchettona, non voleva che prendessi alcuna cadenza, ecco. Infatti è un italiano bellissimo. Grazie. Ti racconto, i miei esordi, sì. La prima emittente radio in cui lavorai, a quei tempi era l'epoca delle radio libere, si chiamavano così le radio FM, quando il fenomeno dell'FM esplose, diventò di massa, e una signora di Roma mi disse, sei bravissimo, sei fantastico, però attento alla C toscana, cioè al 13, al 200. Mi rimase molto utile, però una cosa che appunto capii subito che 13 era sì, surreale. Dipende, e è difficilissimo, è un capitone qui. Cosa sottile che è lì. Sì. Tu fai doppiaggio, vero? Con io sì. Giuseppe è un. Sì, esatto, l'ho conosciuto lì. Forse con te. Lei però è brava a differenza. Con te fa giusto. Con te fa doppiaggio che da noi gira le cazzate. Questo è il suo ruolo. No, vabbè, le dici ovunque, quello non cambia dall'ambiente. È vero? Sì. Non c'è. Faccio sempre cazzaggio. Non cambia con il ruolo. Esatto. È bella, è una bella cosa, vero? Cioè l'italiano è una bella lì, difficile, ma è una bella lì. Sì. Ecco, difficile. 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 È una bella lì. Che poi dipende, cioè se tu fai, capito, appunto una.
il bollettino meteo devi stare un po', altrimenti parlando, capito? Io dico sempre alla mia amica Claudia Aldi, che è orbetellana, inviata di Chi l'ha visto, attenta Claudia, costo 13, costo 200, è ridicolo, ti concediamo, essendo un'inviata, essendo una che parla, che c'ha un italiano colloquiale, di scivolarla un po' la C. Poi magari quando fai anche uno spot pubblicitario, però senza arrivare a special, perché special, ragazzi, no, è veramente fa cagare, capito? Fa cagare. Ma ora stasera mi sono impuntato con sta C. In realtà, ora, io con te, okay. Che belle donne che abbiamo avuto stasera, Valeria, non ci lamentiamo, stasera le belle donne. Assolutamente. Per quanto riguarda il comparto maschile, dobbiamo accontentarci di rompi i coglioni che stasera viene torso nudo. E ora però noi, io, te, Giuseppe, Valerio, Nicola, che non, che è la, guarda che era laggiù. Lei probabilmente, vedi, guarda il cielo, guarda questo fantastico tramonto. Lei probabilmente apprezzerà di sentire risuonare una sua canzone in questa atmosfera fantastica. Abbiamo appena perso la più grande voce che è la musica nera, che è l'ingrediente principale di Funshack. Abbiamo perso la regina del soul, dell'R&B. Nessuna come lei, mai prima, mai dopo. Sai che io sono un grande fan di Patti LaBelle, per esempio, di Chaka Khan. Ho visto su Twitter Patti LaBelle scrivere: è morta la più grande. Perciò, dai, Patti, mi fido di te. Perché io un po', capito, ero un po' lì, no? Ero nel dubbio. Patti LaBelle, Chaka Khan o Aretha Franklin? Chi è la più grande? Io sarei stato nel dubbio. Quando ho visto che Patti LaBelle, senza esitazione, ha detto se n'è andata la più grande, allora fidiamoci di Patti LaBelle. R-E-S-P-E-C-T, respect, il saluto di Funk Shack, Aretha Franklin. Sai che mi stavano quasi venendo le lacrime, ragazzi, Filippo, perché se n'è andato un nome gigantesco. Aretha Franklin, questa era la sua Respect, ma insomma ne avremmo potuto capare una a caso, non a cazzo una volta tanto, ma a caso. E ragazzi, noi vi lasciamo alla vostra, Filippo, grazie, se siete su, non su Scherzi a Parte, ma su Funk Shack. Grazie per essere stati in nostra compagnia, voi dalla periferia di Belluno, Michele, perché porta merda, adesso non salutiamo Michele. Michele a papà, io lo saluto sempre. Se non salutiamo Michele a papà, non ci porta merda. Guarda, lei fa delle foto bellissime, eh?
Sono contento che sta scattando perché fa delle foto. Io sono un fan, te lo dico subito. Tutte a voi, a me non mi caga nessuno. A comunque te non ti caga nessuno. E noi ora, le telecamere si spengono, noi ora ci spogliamo, facciamo una festa tutti nudi. Perché la sera... No, perché? Perché la situazione lo richiede. Grazie per essere stati con noi, Valerio, Giuseppe e ciao. Nicola, tutti gli altri. A prestissimo, credo che davvero possa dire anche stavolta non passa che una settimana. Festeggiamo il secondo compleanno di Luca Gatti al Barbershop con una puntata, una delle ultimissime live di Funk Shack. Alla prossima, ciao! Ciao!